costume e un nome come Reid. Devo tenerla d'occhio e tenere l'altro occhio fisso su questi fanatici. Mi servono più occhi. Sostanzialmente, mentre facciamo missioni fiamma secondarie, è uscita Wait. Per quello che non avete sentito l'audio, perché stavo facendo per cavoli le missioni secondarie ed è successo quello. Semplicemente perché far tutte le missioni secondarie poi nei video annoia anche. Come andiamo, amici del Danicast? Si parla molto della fondazione Emily May. Cosa fanno? Per farla breve, sono una filiale della Oscorp. E questo è male, lo so. Ma il capo, Harry Osborn, ha una buona reputazione. Quantomeno ha assunto una persona che adoro per dirigere il reparto di melittologia. M. Young. È tra i massimi esperti mondiali della sindrome dello spopolamento degli alveari di api ed è... Aia. Come saprete, se sentite sui social. Quindi, Osborn Jr., la tua fondazione avrà parecchio da fare per rimediare agli errori di tuo padre. Ma all'inizio è promettente. Ricorda di pagare l'affitto ogni mese o di non farlo per protesta. Vedi tu. Alla prossima. Bene, ottimi consigli. Ci siamo. Direi che non c'è nessuno. Miles e Genki si sono sbagliati. Ehi, sono al ponte. Ma non c'è traccia dei nostri misteriosi bracconieri. Oh, cavolo, eravamo sicuri fossero lì. Scusa per il giro a vuoto. Non c'è problema, li troveremo. Maleducati, non si fa. Cos'è? Eh? Ah, ma che è invisibile, vero? Ragnatela. Schiva e attacca. Insetto. Oh. Arachnide, prego. Come fa il vostro capo peloso ad avere queste gengive? Aia. Capo, dove ha portato lì e carga? Sono finite. Meglio dare un'occhiata. Sembriamo l'attrezzatura. L'attrezzatura sta... Magari troverò qualche risposta. Vai, uccellino. Portami al tuo nido. Alla Emily May mi mancheranno questi inseguimenti. L'adrenalina. Sprecciare per la città come in un percorso a ostacoli. Non mi stanca mai. Poter fare lo scienziato davvero. Con uno stipendio. Oddio, ce l'ho fatta. Ho una carriera stabile! Ok, ok, calmati, Parker! Rimanda dopo i tuoi sogni di gloria scientifica! Hai una missione! Mi spara pure! Wow! Un cannone! E funziona davvero!
Sempre più in alto, ma non scappi! Dai, corri! No! È una base! Ottimo occultamento! Vi spiace se do un'occhiata? Sì, vi spiace. Non ha funzionato. Spiace. Metti il ragnatelo tutto. Sono a due basi occultate. Forse potrei fare in modo che il costume identifichi le frequenze. Non vedo il vostro capo in giro. Dove si nasconde? Dobbiamo parlare delle sue scelte di vita. Non sei degno della sua attenzione. Invece Scorpion sì. Ok. Cioè, lungi da me parlare male di Gargan, però gliele ho date un paio di volte. Ma con lui ti sei trattenuto. Sì, non l'ho ucciso, è vero. L'omicidio non fa per me. Andiamo. Ok, dov'è il vostro carro? Sei un qua. Altro robot. Forse posso fare una prova. Andiamo a seguire. Ok, vediamo un po'. Scusa, uccellino, ti assicuro che è imbarazzante per me quanto lo è per te. Dovresti avere un... Esatto! Oh, quello è il tuo nido? Ehi, andiamo, no! Mi sa che ti porta con te. E adesso? Tutto. Devo inviare la posizione a MJ. Potrebbe scoprire qualcosa nei registri. E ora dove siamo diretti? 600 metri. A cosa è arrivato? Andiamo a velocità. Ah, la base, si stanno allenando. Hai ricevuto i dati di posizione? Sì, è un vecchio mercato. Il proprietario è morto e l'edificio è stato venduto. Stile Chinatown. L'acquirente è una società fittizia che rileva immobili in tutta la città. Interi isolati. Volevo scriverci un pezzo il mese scorso, ma non ce l'ho fatta. Tutti quelli con cui parlavo scomparivano. Rendetevi utili. Manca poco alla partenza. Chi è questa gente? Lo scoprirò. Buona fortuna. Devo liberarmi di questi due in silenzio. E gli altri cacciatori? I ripari sono attivi e le comunicazioni collegate. Siamo pronti. Che città in cui cacciare? Devo isolare uno di loro. Cos'era? Yeah, bomba. Hai fatto presto? Trovato qualcosa? Due cose. I membri del gruppo si fanno chiamare cacciatori e vengono da diverse parti del mondo. Mercenari internazionali? Penso di sì. Sembra il materiale da prima pagina che cercavi per l'articolo. Mi metto subito al lavoro. Grazie. Ah, a proposito di lavoro, ho accettato l'offerta di Harry. Fantastico! Più tardi potremo festeggiare quando avrai finito con questo lavoro. Certo, a dopo. Che male, però. Due ripari hanno smesso di rispondere e il ragno è stato visto nella vostra zona. Preparate. Sì, Graven, subito. Graven è il loro capo. Dove sei stato reclutato? In Alaska. Cercavo i bracconieri nei panni. Quando li trovavo ero troppo severo.
Minchia, non l'avevo visto quello là. Manca solo lui. Sono finiti. Che stavano combinando? Salve. Video di sorveglianza dell'ultimo riparo. Sembra ce ne siano altri sparsi in città. Mando il video a Genki. Scommetto che li localizzerà. Cosa caccia Kraven? E perché? Beh, perché... si sa. Cioè, è sempre stato quello lì. Per me faranno su un bel team questi. Non fa tipo il collezionista. Se no avrebbe preso anche lui. Tu non hai fame? Piano. Balestro, oh, per me. Non dovevate. Ah, robusto e flessibile. Chissà se... ah, se lo inciulla, È ora di collaudare il mio nuovo giocattolo. Le basi intorno sono pronte. I ripari residui al sicuro. Ah. I sistemi di occultamento operativo. Beh, utile. Beetle, droni artiglio, munizioni, razioni. E poi lo attacco qua. Questa gente è più attrezzata di molti eserciti. Kraven deve essere ricco o ammanicato. O entrambe le cose. Ok. Mi sta bene. Ma non pensavo che Kraven tenesse tanto alle piante. Vi ho visto salvare un cacciatore a un passo dalla morte con le erbe che porta sempre in corso. Ehi, chi è stato? Non si limita alla medicina. Cosa ti prende? Quello lì. Si va a caccia! Abbiamo un uomo a terra! Ho visto. Vaffan bagno! Si auto spezzano con loro gas. Un laboratorio. Vediamo cosa c'è. Una maschera dei demoni interiori. La gang potenziata di lì. Spero che Kraven non voglia potenziare anche i cacciatori. Kraven sta studiando il sangue di Martini. E allora Martini gli serve qualcosa. Forse sta cercando di capire l'origine dei suoi poteri. O come strapparglieli. Zia May era così fiera del suo lavoro al Fist. Poi Martin Lee ha perso la testa. E ora spero solo che non abbia corrotto tutto questa ciò che ha toccato. Che serve? Allucinogeni. Allucinogeni. La peggiore insidia del veleno. Presi da questa pianta, immagino. Se Kraven li aggiunge al suo arsenale. Ma è il Tiarea Petai, uno dei fiori più rari al mondo. Il suo estratto ha elevate proprietà curative. Lo cercavo anni fa come antidoto al veleno di Scorpio. Non è Scorpio. Ma non potevo permettermi il volo per Raiatea. Kraven sì, a quanto pare. Stavano testando le armi su quell'armatura. E nemmeno un graffio. Ok. Una riproduzione quasi perfetta.
la usavano per trovare punti deboli. Non si è mai troppo prudenti con Scorpion. Ed è una porta segreta. Ma tu guarda che roba. Ehi, MJ, ho un altro nome per te. Kraven. Sembra essere il capo di questi tizi. Ed è qui per una battuta di caccia. Kraven il cacciatore. Esatto. Ma a chi dà la caccia? Non lo so, ma c'entrano Scorpion e lì. Credevo che lì non si sarebbe mai più ripreso dopo tutto quel tempo chiuso in cella. Invece, ha il dente avvelenato. È scritto nel suo dossier. Gargan è un cacciatore nato, mentre lì lo è di più. Allora, spero che c'è l'uccello. Ma è cagare. Beccalo in testa. Che manca ancora, dai, avrei bisogno di risposte a tutte queste domande. Sembra interessante. Allora, Kraven, cosa stai cercando? Aspetta. Posso capire andare a caccia con Scorpion lì, ma Black Cat è una ladra. Dietro. Non ti darò il biscottino se ti comporti così. Buono, cane, micio, robot. Oh no.
2, 3,